Buongiorno, l'India sta andando alle elezioni. Inizia il 19, però non finisce il 21 come tutti pensavano, ma la cosa va avanti fino a giugno, cioè una maratona elettorale la loro, perché attraversa tutti i territori, attraversa tutti gli stati federali, è attentissima anche se digitale, cioè è un'elezione, come dire, vissuta. Il tema di questo video parte dalle elezioni, ma è un altro sostanzialmente, perché la sensazione che si ha è che l'India stia diventando la nuova Cina. Noi l'avevamo già accennato nell'ultimo video che ho fatto sull'India, questa era, come dire, un accenno di tesi. Adesso la tesi si sta rinforzando, e anche di molto. E in un certo senso non è neanche che sono loro che vogliono diventare la nuova Cina, è che l'Occidente ne farà la nuova Cina. Questo è il senso che vogliamo dimostrare attraverso queste parole e questi dati. Piccolissimo salto indietro. È morta la globalizzazione, con le guerre che abbiamo in atto, tra Medio Oriente che si sta intensificando, tra l'Ucraina che si sta incestando, tra la Russia che sta prendendo un po' di ruolo di potenza, tra la Cina, di cui parlo adesso, che si è, come dire, ha preso un po' di botte economicamente. In tutta questa situazione, chiaramente, dall'amicizia di tutti, vendiamo tutto a tutti, si sta passando più a una situazione, come dire, di antagonismo. Quindi tu vendi soltanto agli amici o agli alleati, quello che viene chiamato friend shoring. E questo cosa ha fatto di fatto? Ha bloccato la Cina. E la Cina cosa si è inventata? Perché il blocco è stato economico, perché il PIL non va più. Ha avuto un piccolo rigurgito in quest'ultimo trimestre, ma non sta andando come andava un tempo, cioè andava a doppia cifra, ecco. Siamo intorno tra il 4 e il 5%. Secondo, la Cina ha cambiato strategia, anche perché la Via della Seta, che era basata sulla camionale che da Pechino arrivava in Europa, oppure nei mari che sono ormai bloccati da tutte le portaerei americane che sparano, come dire, sugli Houthi, meglio che sull'Iran, di conseguenza è tutto bloccato, la Via della Seta ormai, come dire, è un ricordo. E allora cosa ha fatto la Cina? Si è inventata quella che lei chiama, lo leggo, New Productive Forces, che è la nuova linea di Xi Jinping. E cosa sarebbero questi prodotti? Non sono più, come dire, tutta la paccottiglia cinese di cui siamo stati invasi per circa 25 anni, ma siamo andati a un livello superiore, che non è ancora high tech, è un livello mediano, ma che è il livello del mondo della transizione, come Xi Jinping ha detto a Scholz in queste ore. Sono l'invasione dei pannelli solari e soprattutto l'invasione dell'automotive, non ultima l'Italia, che probabilmente ospiterà uno stabilimento di una delle società che producono macchine elettriche cinesi. Allora, l'idea che si ha, dopo le batoste poi delle sue società real estate, che sono quasi tutte fallite, è che la Cina stia cercando quest'ultima via per poter esportare, perché i suoi consumi interni non sono più sufficienti. Però il guadagno medio cinese non è più quello di un tempo, di quando siamo andati noi tutti quanti, l'Europa, l'America, a delocalizzare lì. È molto più alto. E questo è il quadro, come dire, del paese più importante del mondo, che aveva fatto della delocalizzazione la sua patria e dell'esportazione il suo motore. L'India ha, come dire, lo stesso numero di abitanti, più o meno, 1 miliardo 428 milioni, ha un trend di ascesa forte, perché bisogna dirlo, arriverà a 1 miliardo e 690 milioni intorno al 2060, la Cina nello stessi anni dimezza invece la sua popolazione. Oggi 1 miliardo e 4 saranno intorno ai 750 milioni, per via della crisi del figlio unico, insomma, come ho già detto mille volte nei miei video. E allora guardiamo questa India, diamogli un'occhiata. Come vi ho detto, va alle elezioni, in questa maratona di praticamente 3 mesi, va alle elezioni e Narendra Modi, che è il capo del partito principale, che si chiama BJP, che fa parte della NDS Alliance, ma ne è il capo principale,
che cerca di andare a guadagnare sui 500, oltre i 500 posti nella Camera dei Deputati, diciamo, indiani, che vengono eletti in maniera uninominale, esattamente come hanno importato il sistema inglese, per capirci. Modi cerca di arrivare alla maggioranza assoluta, che sarebbe di 370 membri. Oggi ne ha intorno ai 325 e di conseguenza è uno sforzo forte, ma sembrerebbe, come dire, che ce la possa fare, anche perché l'opposizione, il suo concorrente principale, è fatto da questa coalizione di tantissimi partiti, tra cui chiaramente il principale è il Congresso, quello, il vecchio partito di Gandhi, di Indira Gandhi e di Nehru, praticamente dei figli di Indira Gandhi, e l'attuale Gandhi, che è stato messo in prigione e poi rilasciato. Ebbene, l'opposizione si è coalizzata in una specie di alleanza che ha chiamato India, che è un acronimo ovviamente che dice alleanza di tutti i partiti insieme. Ebbene, questa alleanza non si pensa proprio che riesca, come dire, a incidere in una vittoria rispetto alla forza che ha Modi in questo momento. Sono elezioni un po' scontate, se posso dire così. Sono elezioni che devono fare il loro rito, tenete conto che l'affluenza è altissima, intorno al 70%, che vanno a votare circa, registrati sono circa 970 milioni di persone, sul 1,4 miliardi degli abitanti. Insomma, è un'elezione che chiaramente, come dire, coinvolge come una grande festa praticamente tutto il paese. E tenete anche conto che questa elezione porterà, se va come va, a mettere Modi chiaramente in una posizione non dittatoriale, perché siamo sempre in democrazia, ma in una posizione, diciamo, autoritaria, se posso chiamarla così. Qual è il programma di Modi in due parole? Innanzitutto è il nazionalismo, cioè lui basa sull'induismo praticamente la matrice, come dire, identitaria dell'India, la chiama Bharat, infatti, che è il nome originario dell'India. Secondo è quello della crescita economica, va avanti a botte di 6-7% all'anno, è diventata la quinta potenza del mondo, si avvia a diventare la quarta potenza del mondo, cioè, come dire, un interlocutore di cui dovremo, come dire, con cui dovremo dialogare, ma di cui dovremo anche tenere molto, molto conto. Paese prevalentemente agricolo, quindi ha aiutato l'agricoltura, ma soprattutto quello che ha fatto Modi è che ha rafforzato il welfare per i poveri, distribuendo in modo anche un po' strano, perché gli ha digitalizzati i poveri e gli ha mandati i soldi, ecco, di fatto, trasferendo parecchio denaro, ha migliorato i servizi igienici sanitari, ha fornito il gas domestico, ha migliorato la rete idrica, insomma ha fatto un programma dove anche il poveretto dell'indiano chiaramente si è sentito, come dire, aiutato da questo autoritarismo da un lato e sicurezza dall'altro. Modi non è votato dai poveri soltanto, tra virgolette, è votato anche dai ricchi, soprattutto dai ricchi. E la ricchezza in India è altissima per pochissima gente, ma veramente alta per quei pochi che sono nel, diciamo, non direi neanche nell'1%, direi nello 0,1% di questo subcontinente, che è un continente di fatto. Modi ha soltanto un tallone d'Achille, che è il sud, che peraltro è una delle parti più produttive dell'India, perché è quella più legata allo sviluppo tecnologico, cioè Bangalore sostanzialmente. Ebbene, questa parte qui chiaramente non vota nella maniera, come dire, plebiscitaria con cui vota il Nord, il partito di Modi. E questa è una delle letture che bisognerà vedere con queste elezioni. Qual è la situazione economica? Io ve la faccio come faccio sempre, in modo tale che capiate dove stiamo andando. Ebbene, sul 1,430 milioni di persone, bene o male il reddito medio di un PIL di 3.420 miliardi di dollari è a testa di 2.400 dollari. Quindi siamo con un 20% in più dell'Africa, per capirci. Se poi spacchiamo ovviamente questo qua nei vari livelli, 10%, 40%, 50%, il primo 10% che si porta a casa il 65% della ricchezza, ebbene ha un reddito annuo intorno ai 15.000 dollari, mentre invece il 50% più povero
porta a casa qualcosa più di $200 all'anno. Qui siamo ai livelli del Sahel, per capirci. Cioè siamo a dei livelli di povertà semi-assoluta che Modi ha aiutato iniettando quasi 200 miliardi di dollari in questa digitalizzazione dei poveri e in questi accrediti che gli ha fatto. Tanto che il poverty rate durante Modi è diminuito, quindi posso dire stanno un po' meglio, se posso dire così, ma siamo sempre a livelli di fame. Quando invece in Cina, tanto per fare un paragone, il reddito medio della parte più povera è intorno ai $3,000. Perché io vi racconto queste cose? Le racconto perché quello che si sta aprendo in India, che sta andando verso la manifattura, oltre ai servizi, oltre alla gioielleria e oltre a tutte le cose che esporta e produce, e l'high tech, in cui è sempre stata, come dire, il suo punto d'orgoglio, la sua forza, si sta aprendo la manifattura. E allora se tu hai quasi 800 milioni di persone che guadagnano niente, capisci che gli stipendi sono bassissimi, quindi gola ovviamente per le delocalizzazioni, per aprire industrie là. E questo è il passaggio che noi stiamo intravedendo. E quindi intravedendo questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'India è arrivata al livello di poter diventare la nuova Cina di domani. Toccando le delocalizzazioni il quadro è buono. È buono anche perché bisogna dire due o tre cose sull'India in questo senso. Il primo, che parlano tutti inglese. L'età media è bassissima, non siamo ai livelli dei 19 anni dell'Africa, ma siamo a 28 anni, quindi anche qui abbiamo una serie di gioventù infinita, non disoccupata, ma precaria, assolutamente precaria. E sta diventando un polo manifatturiero, come ho detto prima. Quindi queste sono cose che mettono le basi per entrare in India. Perché non è avvenuto prima tutto ciò? Un po' perché era un po' più depressa. E secondo, perché lavorare in India era difficilissimo. Io ho un'esperienza personale, una volta sono andato da un avvocato indiano, che ero là, sto parlando di 15 anni fa, sono andato a parlare sull'immobiliare indiano, per acquistare qualcosa, la burocrazia era talmente infinita che non ti avvicinavi neanche, ecco. Lo dico perché è un'esperienza personale che ho fatto e ho capito la difficoltà. Ebbene, quello che ha fatto Modi invece è che ha semplificato tutte le regole per entrare a lavorare nel paese. È passata, tanto per dare dei numeri che servono sempre a capire, dalla 146esima posizione nel mondo di società difficile in cui le aziende si possono formare, alla 68esima, e sta lavorando sempre di più. Ha digitalizzato 33.000 procedure tra ministeri, dipartimenti e stati federali. Diciamo che l'India si è preparata. E poi si è preparata anche politicamente. Perché nel contempo è riuscita a essere la presidenza del G20, a mandare una navicella sulla Luna, a stare nei BRICS che c'è sempre stata, ma da una posizione quasi di parità con la Cina, non proprio, ma quasi una parità con la Cina. Nello stesso tempo, mentre ha queste posizioni, come dire, da potenziale capo del sud del mondo, che è una delle cose di cui si parla in questi tempi, nello stesso tempo condivisa un po' con Lula del Brasile, ma l'India ha la grande possibilità che gioca su più tavoli, perché gioca su questi tavoli di colloquio con la Cina, con la Russia, parla anche con l'Iran, ma nello stesso tempo è nel Quad, cioè nel quadrilatero fatto insieme all'Australia, al Giappone e agli Stati Uniti, che è quello militare. Fa parte dell'Indo-Pacific Economic Framework, che mette insieme tutti i paesi, americanofili, se posso dire così, che circondano con la loro, come una collana di perle, lo dico io, intorno alla Cina. Insomma, ha un ruolo ambivalente, o ambiguo, autonomo, nei rispetti dei grandi blocchi mondiali. Perché anche dentro di sé di diventare una potenza e quindi aspira a essere potenza. Non è soltanto una cosa mercantile e commerciale come è stata agli inizi per la Cina. No, aspira a diventare potenza. Allora la domanda che noi dobbiamo porci, terminando questo
questo video che ha percorso un po' quindi i momenti di adesso dell'India, di un grande protagonista che vedremo nei prossimi anni sullo schermo, è da dire sta diventando la nostra nuova preda per l'avidità, diciamo, mercantile dell'Occidente, ma lo sappiamo che poi potrebbe diventare anche un nostro carnefice, un po' come è stata la Cina. Questo è un po' il punto di domanda da mettersi, perché la preda è facile pensarlo. Prezzi bassi, stipendi bassi, possibilità di delocalizzazione, sanno l'inglese, ormai trattano con tutto il mondo, i loro top, tenete conto che l'1% degli indiani, l'1% fa il 33% della ricchezza, cioè ci sono delle punte avanzatissime nell'India su una base di povertà estrema. E quindi c'è la possibilità, come dire, per l'Occidente di pompargli dentro soldi e di portarsi a casa, come dire, un manufatti coi quali calmiera la sua inflazione da un lato e dall'altra però, come dire, rifà la stessa storia della Cina che ha portato poi la classe media occidentale ad arrabbiarsi notevolmente perché i loro stipendi non sono mai cresciuti, un po' come per l'Italia in questi ultimi 12 anni. Come calibrerà l'Occidente questo rapporto con l'India? Questa è la domanda centrale. Che diventi la nuova Cina? Io non ho dubbi. Lo dico adesso, ho milioni di dubbi ovviamente, però sono abbastanza convinto che quella sarà un po' la strada che sta percorrendo e che l'Occidente sta percorrendo. Però metto un avviso, lo metto a voi per fare una riflessione: mentre creiamo l'India stiamo attenti che abbiamo fatto la stessa cosa con la Cina, e oggi noi abbiamo il problema cinese che sarà il prossimo problema quando saranno finiti, come dire, i problemi medio orientali e quelli della potenza, della piccola potenza russa che stanno andando avanti. Con questo io ho terminato sull'India, non vi dico chi vincerà ma penso Modi, ma lo sapremo però tra 3 mesi e quindi ci rivedremo dopo le elezioni europee. Quindi vi ringrazio moltissimo e a presto.